Bene, chi conosce la seconda vita? Alzi la mano in sala, chi conosce la seconda vita? C'è qualcuno che l'ha utilizzato in un contesto educativo? Second Life. Bene, voglio ricordare a tutti che cos'è Second Life e che cos'è tuttora. Devo dire che è un mondo virtuale molto vibrante che risponde ai problemi tecnici, soprattutto sfidando gli studenti a cimentarsi. Ci sono varie persone che hanno utilizzato Second Life. Io lavoro per il lab come contractor e ho fatto, diciamo, 150 piccoli reportage di piccoli filmati su quello che la gente fa con Second Life. E adesso vedremo un piccolo trailer e poi ne riparleremo. Proprio quello che succede adesso, oggi, con la nuova generazione, diciamo, di nuovi mondi virtuali. Quelli che utilizzavano cose di questo tipo un tempo, le cuffie, quindi parleremo ovviamente qual è la sfida che questo comporta. Quindi ovviamente la cuffia è compatibile con il mondo virtuale, deve essere compatibile col mondo virtuale perché ci imbarchiamo in nuove avventure virtuali. E si chiama Sansar, vedete, Sansar, Limited Edition, quindi Sansar. So, Zach, you are the king of magic in Second Life. My character was going to be a wizard. I started making spells for him to use. You're not limited in what you're allowed to do. You can do nearly anything. I make dresses that are rather difficult to make in physical reality. We raise funds to feed children in Kenya. I am the creator of the Mr. Bones Machinima series. We have a band in Second Life and it's called Engrama. I use Second Life for virtual time travel. We recreated Berlin during the 1920s. You can learn a lot about the Weimar Republic era by reliving it. This is a National Science Foundation educational grant. The avatar represents who I really feel inside. Created in real life, this art takes its own personality in Second Life. Our focus really has been on Second Life just because there's so much fun stuff that we can make. I had to keep creating. I can't not create. When I first heard about Second Life, that was the fit for my project because of how immersive it is. To see it progress from the raw idea to completion is just a fantastic experience. I don't think that magic ever disappears. Bene, un sacco di informazioni, fermiamoci qua, se no è troppo. Varie informazioni in pochi secondi, tutte compattate dentro questo trailer. Ma credo che chi non conosca Second Life ora può capire che non è semplicemente per i nativi digitali Second Life. Lo vedremo quello che ho fatto fra pochi minuti. Quello che è molto affascinante secondo me è che la libertà di espressività come il nostro avatar, noi siamo il nostro avatar, questo è molto interessante per le persone che sono un pochino più vecchie dei millennials. Vedete, questa è un'amica che adesso ha 93 anni, diciamo non è più una ragazzina, ma ha iniziato proprio a utilizzare Second Life ed è molto contenta. Quindi addirittura ci sono esperti medici ovviamente che partecipano a questa discussione virtuale e soprattutto su problemi di salute, depressione per esempio, e anche rieducazione fisica o riabilitazione motoria. Quindi devo dire che questo rappresenta, devo dire, come dire, il primo decennio con Second Life. Diciamo, non ho avuto ovviamente soldi dalla fondazione americana, però poi dopo mi hanno dato delle sovvenzioni per produrre, diciamo, un documentario proprio per, diciamo, il fatto di incorporare i propri sentimenti e la propria fisicità nel mondo virtuale. E adesso c'è un festival in California, Our Digital Selves, il mio sé digitale. Diciamo, questo film, diciamo, è disponibile anche su YouTube. In questo film io seguo due scienziati che studiano proprio l'effetto specifico dell'avatar di incorporarsi, di personificarsi con il proprio avatar in questo mondo virtuale. Non solamente coloro che hanno problemi di mobilità, diciamo che hanno disabilità fisiche, non solamente questo tipo di persone, ma anche, diciamo, persone che hanno dell'epilepsia, problemi, diciamo, di eventi traumatici o ansia sociale. E questo è stato fondato, diciamo, e finanziato, scusate, proprio dalla Fondazione Americana. E quindi qui vediamo che io seguo 13 protagonisti
diciamo Chicago, Inghilterra, Italia, 13 partecipanti che esplorano proprio cosa significa essere in grado di esprimersi attraverso il proprio avatar, ma attraverso i posti che loro visitano in Second Life. Quindi quello che conosco Second Life so cosa sto dicendo. Possiamo creare il nostro spazio virtuale, personale con Second Life, che è molto importante dell'avatar, perché diciamo, perché l'avatar diciamo non ha un riferimento di spazio e quindi è senza connotato diciamo spaziale l'avatar. E questo succede, si contestualizza in questo modo, in questo mondo virtuale. Guardiamo il trailer. Una parola su questo film, comunque, la ricerca della Fondazione, diciamo, mi ha dato i soldi proprio per dare dei visori, diciamo, e anche, diciamo, delle cuffie, ovviamente, che potrebbero essere e sono state calzate da persone che erano diversamente abili per visionare questo film. E queste cuffie sono molto sorprendenti, diciamo che l'immagine è così nitida, è talmente coinvolgente che sembra veramente reale. E quindi varie persone che hanno problemi di disabilità però si sono dette contrarie a indossare la cuffia. Quindi se c'è un problema ovviamente muscolatorio, ovviamente deve rimanere a letto tutto il giorno e quindi non apprezza il fatto di indossare ovviamente questa cuffia. Quindi vedremo ovviamente una donna ovviamente che è una piccola persona in una sedia a rotelle. È troppo pesante la cuffia, non la può calzare, non la può mettere la cuffia. Una donna ovviamente con la PSD, ovviamente con un'altra patologia mioscheletrica ed è terrorizzata proprio dal fatto di indossare ovviamente la cuffia. Quindi diamo il via diciamo al trailer, spero che sia esaustivo e spero che riusciate a capire personalmente il fascino di quello che sto dicendo adesso su questo parte. Most of the time the virtual worlds are based on a sedentary lifestyle, right? So most of it is in a chair. So from my perspective it's debilitating. That's a good point. Mm-hmm. We included funding to be able to purchase VR equipment for a small number of people associated with the study, not for everyone, so that we could try and get people with disabilities involved in the conversation from the ground floor. Okay, wait. Did I break it? So where are we going, Tom? We're going to San Francisco. And what are we doing there? We're gonna go to Linden Lab and we're gonna bring some cool people with us. What if we tried putting one of these controllers on his foot? Because this is smaller and it's like a circle, and then it would move the avatar arm. There we go, high five! High five! Is a mind trust out there among people with disabilities. Incredibly creative people. I wasn't too sure about this film when they started. Disabled people are overwhelmingly presented poorly. Most include awful stereotypes about disabled characters who sit around all day thinking about how horrible their disabilities are. The thing is, I'm not broken. You don't have to fix me. And it's this, I'm just going to call it what it is. It's the ableism of the world that thinks I am. I was diagnosed when I was 24. Sometimes people can see me crawling, but so many other people with ADHD are good at this that we can become very confident and people think that we actually levitate. When somebody's disabled and they're acting normally with you, that's a gift. They're giving you a gift. You know, and you need to appreciate the energy that's going into that. To me, disability becomes a spiritual journey in the sense of I must have some faith that my entire lack of control over most everything other than my own attitude, I will still be safe. How many of us are trapped inside of a body or a place that doesn't allow us to really live our lives in the way that we feel capable of. And these technologies may open those doors in really exciting ways. Maybe, unless you're too early. You know, I always love to say about startups that I find a depressing statement for a startup entrepreneur is that there's no discernible difference between being early and wrong. Now,
Beh, questo è, diciamo, come dire, c'è un problema di audio. La persona che abbiamo visto alla fine è il co-fondatore Philip Rawls, che ha, diciamo, ha un prodotto che si chiama iFidelity sull'immersività virtuali, che è il competitor di Sansar. Sono due prodotti in concorrenza. Quindi avete visto nel film, nel filmato, avete visto la persona che aveva subito una paralisi, quindi utilizza Second Life, ovviamente, diciamo, ed è stupendente quello che riesce a fare con Samsara, e addirittura digita ovviamente le lettere con ovviamente il naso sull'iPhone. E poi nel laboratorio che avete visto, mettiamo il touch controller proprio, diciamo, nella visiera, lo mette, diciamo, sui piedi, quindi con i piedi può entrare nel mondo virtuale. Lo vediamo durante il film. Questa è proprio l'espressione ottimale dell'immersività, diciamo, che non è del tutto inclusiva l'immersività, c'è comunque da pagare un prezzo, il fatto di utilizzare proprio il mezzo per accedere all'immersività nel modo più consono. È disponibile ovviamente questo filmato in Digital Sales, e devo dire che questo filmato è stato bene accettato da tutti. E diciamo, all'inizio parliamo di Samsara, poi passiamo a iFidelity. Questo, diciamo, un po' il tracciato del film. Ecco, Sansar. Quindi Sansar, ancora come ho detto, il mio prodotto con premium headset, con cuffie premium. Bene, questo ovviamente è lo strumento che dovete utilizzare. $399, questo è il prezzo di mercato in America. Quindi sono stato poco fa in Florida, all'Università Statale della Florida, e ho spiegato ovviamente come utilizzare la realtà virtuale. Quindi questo sarà poi anche ribadito in un documentario che uscirà sul mercato prima di Natale, spero, che parlerà proprio dell'utilizzo di questo acquisito tecnologico in classe. Si quantificano i costi e tutto questo. Però l'Università Statale della Florida utilizza Second Life in modo molto efficace in biologia, chimica, anche scienza ambientale e oceanografia, con grandi risultati, l'immersività. E quindi adesso cercano di combinare tutto questo ovviamente con ovviamente delle cuffie, dei visori, in modo tale che ovviamente si possa accedere ai laboratori di chimica e ovviamente di scienze umane proprio con una visiera oppure con una cuffia. Io sono ovviamente un filmmaker, faccio documentari. E quindi quello che voglio mettere in luce è il concetto della separazione. Se io sono a casa, oppure ovviamente se il mio insegnante fa una lezione a distanza, in questo caso con l'immersività il risultato è migliore con altri pacchetti o altre piattaforme come Sansar. Ma quando siamo vis-à-vis in classe fisica, l'insegnante e il docente e il discente, e l'ho visto presso l'Università della Florida, discente, docente, in vis-à-vis, faccia a faccia, non utilizzano le cuffie, perché ovviamente, quindi, perché ovviamente gli studenti ovviamente collaborano, sono seduti uno accanto all'altro, e quindi sono loro i loro avatar personali, e fruiscono dell'ambiente, che osservano, che percepiscono, e sono altamente collaborativi. Quindi 5 ore di entusiasmo. Quindi Samsara, diciamo, ovviamente è un open data. Quello che è simpatico è che potete vedere il vostro avatar e voi potete fare la traccia dei vostri spostamenti virtuali, fisici. E credo che sia molto bello. Potete vedere ovviamente anche l'avatar come una terza persona, interagire con gli oggetti, con le cose, quindi le persone che fanno lezioni di chimica possono realizzare un laboratorio, possono vedere un filmato, interagire in questa realtà virtuale immersiva. Quindi addirittura mi ricordo c'è un gruppo che lavorava con la NASA. La missione ovviamente Apollo sulla Luna, ovviamente possono esplorare, andare veramente nella navicella spaziale.
e questa è l'ultima versione aggiornata dove possiamo fare finger tracking in tempo reale, e finger tracking diciamo un'altra tecnica che non conosciamo, qual è proprio la coda, Apollo 13. This is a typical day at Loot. Oh, that looks beautiful. The first thing we built in Sansar was the Apollo Museum. The biggest benefit of doing it there is Lyndon has built the foundation for a social MMO, an avatar system, chat features, the ability to socially interact. That is not an insignificant amount of work. My name is Danilo Moura, head of creative services and operations for Loot Interactive. We thought that Sansar was a great place for exploring the future of education. When I put my kids through the museum and they were just like, whoa, and they were showing to their friends every story that you tell to a kid through Sansar socially, they will remember. My name is Christian. I'm the creative director at Loot. We're kind of playing with different things that I think VR and Sansar does really well. First, it's fun to look at small models and go close. We're wondering if you started into the Apollo Museum. There'll be the audio cues talking to Houston. You listen to Buzz, you listen to Neil, you listen to Mike. You can go at your own pace and understand exactly what is happening. Humans learn in a few different ways, and the beauty of going into a virtual museum, you're tying all of those together. You're seeing it, you're hearing it, you're interacting with it with controllers. It's also fun to have the large scale. You turn around and there's these giant rockets themselves. They're standing underneath this gigantic Saturn V. The biggest machine that we've built, you know. The information retention is staggering. I really do believe that for educational institutions, for museums, etc., this is a major segment for social VR that's only going to increase over time. 3 to 5 years from now, right? Headsets will be wireless. They will understand the environment around you, and they will not need a big PC connected to you. There are a lot of VR experiences being developed, but the point of Sansar is to democratize VR, to make it a level playing field for everyone to create unique experiences. The importance of that cannot be overstated. That's the strength of it. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Comwork, go for undocking. Translation, please, because I didn't understand a word. Bene, come avete visto, è molto interessante, è una cosa molto, molto intrinseca di potenzialità, diciamo la democratizzazione dei contenuti. Quindi, se conoscete Second Life, sapete cosa voglio dire quando dico democratizzazione. Ma Sansar continua questa fase di democratizzazione dei contenuti, quindi è molto facile creare la propria esperienza personale e l'avatar è incorporato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone, questa è una piccola azienda ovviamente di sviluppatori a Los Angeles, ovviamente hanno sviluppato ovviamente la fotogrammetria, lo sbarco sulla Luna, vedete 2000 foto che sono state scattate con Sansar, quindi potete vedere le cose in tempo reale con i controllers. Volevo farvelo vedere ma non ci riesco, farlo vedere dal vivo, ma credo che con Firewall riuscirete a farlo, insomma voi personalmente. Quindi vi incoraggio ovviamente ad entrare in questa realtà virtuale e iniziate voi stessi a creare il vostro contenuto, a renderlo più democratico, ed è molto facile. Avete visto alcune persone? Ah, ci siamo collegati. Ecco, questo è il progetto finanziato dal Lussemburgo. Abbiamo ricostruito l'intera città di Lussemburgo, come era diciamo nel 1867. È un progetto transmedia, prima creiamo la città, facciamo la scansione con dei droni e poi costruiamo le case una dopo l'altra, facciamo proprio l'intero manufatto diciamo edificato della città. Non è facile, ma riusciamo a farla, siamo come dei costruttori, come gli architetti moderni, vari luoghi sono ricostruiti e quindi facciamo la città come era molti anni fa. Quindi mettiamo su diciamo il visore. Pit, mi senti? Ci siamo? Bene. Questo è Pit Venendi
Quindi puoi fare un piccolo segno di saluto alla folla qui alla sala? Cosa stiamo facendo? O meglio, che fai, Pete? Cosa stai facendo adesso? Stiamo ricostruendo la città di Lussemburgo. Del 1867, accidenti, 1867. Lo facciamo per fini didattici ed altre cose importanti per noi. Fermati un attimo. Perché lo fai, diciamo, con un game e non leggendo, diciamo, le istruzioni scritte? Questo permette alla gente di vivere in quei tempi del passato. C'è questa esposizione proprio nel secolo scorso, fanno parte dell'ambiente che li circonda, dove costruiscono, viaggiano nel tempo. Bene, vediamo una chiesa. Cosa ci vuoi dire di questa chiesa? E diciamo è un progetto, diciamo, multi-purpose, lavorate tutti assieme, è un gioco, un game, sì, è come un game. Ti volevo chiedere, Pitt, sappiamo che è un multi-purpose, un progetto, diciamo, multi-scopo o transmedia, quindi la gente può virtualizzarsi, entrare nel posto virtuale, avere l'esperienza, tangere, diciamo, di propria mano la città che viene edificata, costruita. Ma il role-playing, qual è, diciamo, il potere del role-play? Quindi il fatto di entrare nel passato in un ambiente immersivo, quale, diciamo, il role play specifico? Diciamo, qual è la finalità del role play nella storia, nel calarsi nel passato? Allora, qual è, diciamo, l'aspetto positivo di farlo in virtuale rispetto a qualcosa che è stato scritto in un libro, per esempio? Bene, devo dire, è completamente diverso. Quando si fa un role play, noi partecipiamo direttamente, come se fossimo presenti nell'accadimento di un avvenimento storico, di un accadimento storico. Quindi scriviamo noi giocando la scuola, giocando, diciamo, scriviamo la storia. Questo è molto interessante, è questo che facciamo come a scuola, è molto importante. Quindi interagiamo gli uni con gli altri, quindi possiamo non solamente, come dire, leggere, ma scrivere la storia, edificare la città. Questo possiamo fare. E poi il processo in questo caso, quindi si ricostruisce casa per casa. Ma cosa, diciamo, cosa vediamo là? Cosa c'è là, diciamo, in quella bruma, in quella nebbia? Cosa si vede? Diciamo, è una delle foto, è un modello di riferimento. Una foto che, diciamo, è custodita, diciamo, in un museo, 200 metri di lunghezza, è una grande installazione ovviamente visiva, l'abbiamo poi scansionata, questa grande installazione visiva, e l'abbiamo utilizzata come modello per costruire la città. Credo che dobbiamo parlare, diciamo, lentamente, perché ci stanno traducendo in italiano. Quindi Pete diceva, entriamo un po' in chiesa di cui abbiamo parlato poco fa, cerchiamo di entrare in chiesa. Quindi il mio avatar, diciamo, è un po' intricato, vedete? È molto difficile farlo qui dal palco, da dove sto parlando in questo momento, non è facile farlo. È molto difficile dal palco, diciamo, calibrare bene il visore. Però tu fai delle scansioni, stai scansionando tutta la città. E questo che stai facendo? Quindi inizi ovviamente con la parte, diciamo, esterna, poi si entra nella parte esterna, una parte interna, come mettendo insieme i vari blocchetti per una costruzione Lego. È proprio così. L'abbiamo visto. Stamani mattina ovviamente c'è stato dato proprio ovviamente il disegno topografico della città. Poi facciamo come facciamo proprio con i Lego. Mattoncino su mattoncino. E questa scansione viene utilizzata come modello di riferimento. Quindi questo è lo spazio. Non so che ora è adesso, diciamo, non ho l'orologio sul mio avatar. Ditemi per favore quando sono arrivata alla fine ovviamente del mio tempo di presentazione, puoi prendere eventuali domande.
domande, ma voglio chiedere, tu hai la chiesa, hai diciamo le case, e qual è la prossima cosa da creare a livello di interni? È complicato costruire e realizzare anche gli interni oltre agli esterni? È come per gli esterni. Abbiamo però un grande vantaggio, che possiamo comprare le cose, assemblare le cose, possiamo collocarle noi come elementi di arredo, come vedere proprio interni, lo possiamo fare in modo creativo. È molto simile al Second Life, c'è un mercato e altre persone che realizzano varie cose, ve le possono dare, voi le acquistate, le utilizzate per i vostri intenti di realizzazione di interni, per esempio. Un'ultima domanda. Allora, una domanda per te. Vedo che tu ti muovi, alzi le mani, gesticoli, come se tu stessi ovviamente flottando nell'aria. Vedo la tua bocca, le tue labbra che sono per proferire parole. Cosa pensi personalmente di questo nuovo mondo rispetto a Second Life? Il fatto che ovviamente puoi muoverti in tutto, diciamo, nell'ambiente esterno, diciamo, è una cosa importante per te, in modo che tu possa così muoverti così liberamente. È importante per te. Molti dicono, ovviamente, non è necessario, dicono, fare tutto questo. Secondo te è divertente e anche necessario? Sì, sicuramente sì, mi mantiene vivo ovviamente, quindi siamo molto versati, siamo molto mobili ovviamente, mi piace molto ballare come balliamo diciamo in Olanda, mi piace molto diciamo come dire muovermi, danzare, flettere nell'aria per non essere rigidi, per non essere così immobili, non dobbiamo essere immobili, dobbiamo essere molto dinamici, non statici, ecco. Ed è molto divertente, mi piace anche, quindi facendo con questa attività fisica poi ti mantieni in forma, perdi peso, dimagrisci, in Italia si mangia bene, quindi fai meglio a tenersi allenato per dimagrire. Bene, grazie Pets. Allora, qual è il fine? Ultima domanda. Qual è la dimensione di questo progetto? 16 chilometri quadrati come dato spaziale. Sì, abbiamo fatto la città e diciamo le piccole cittadine che sono in periferia. Quindi 10.000 metri per 10.000 metri, però ci siamo allargati ulteriormente, ecco, molto, molto, al di là del centro storico, molto grande, una grande consistenza di espansione, anche diciamo con le parti ovviamente circostanti. Però non abbiamo nemmeno delle scadenze per arrivare alla fine di questo progetto, non abbiamo scadenze. Bene, grazie, grazie mille. Quindi adesso utilizzo il teletrasporto per tornarmi diciamo a casa, con il teletrasporto torno dove io vivo. Dov'è che vivo? Aspetta, non c'è indicazione di dove io abiti, di dove si trova la mia residenza, è segreto questo tipo di informazione. Allora lasciamo perdere, niente teletrasporto. Ok, quindi vedete il problema di coloro che hanno gli occhiali come me, quindi grazie mille, non so se abbiamo tempo per domande, ma se le avete più che volentieri, grazie mille.